È il 31 ottobre, questa sera è la notte di Halloween e noi siamo nella Villa Reale di Monza per scoprire una mostra super a tema, stregherie. Andiamo a vederla insieme. È l'antivigilia del Natale 1677. Anna Agnuta attende in piedi nella piazza di Poschiavo la sentenza del Tribunale dell'Inquisizione. Sotto tortura ha dovuto ammettere di aver avuto rapporti con il demonio, di aver partecipato ai Saba, di aver compiuto numerosi malefici contro persone e animali, spesso dopo essersi trasformata in una volpe. Insomma, è accusata di essere una strega. Anna Agnuta sarà giustiziata, il suo corpo sepolto sotto il patibolo e tutti i suoi beni confiscati. La storia di Anna è solo una delle tante di cui si compone la mostra Stregherie, curata da Luca Scarlini in corso alla Reggia di Monza. Un racconto che parla non solo del passato, ma che riguarda sorprendentemente anche il presente, visto che solo lo scorso anno sono state oltre 1300 le donne morte accusate di stregoneria nel mondo, mentre in Italia, sempre nel 2021, ci sono state ben 940 denunce con questa accusa. Il percorso espositivo ispirato al film Suspiria di Dario Argento si snoda tra conoscenze antiche, cerimonie nascoste, sacralità ed erotismo per raccontare una figura di donna libera, indipendente, fuori dagli schemi, che è sempre stata combattuta. Per questo motivo la visita alla mostra inizia vivendo in prima persona la forte esperienza di un vero processo per stregoneria tenuto da un tribunale medievale del 1539. Mi Ursulina del Sasso Rosso, della diocesi di Modena, in presenza del reverendo padre Fra Thomas de Borbegno, vicario generale e reverendo padre inquisitore, essendomi posti gli sacri evangeli avanti e toccandoli corporalmente, abiuro. A seguire si viene invitati a entrare nel mondo dell'antica religione, della grande madre, vivendone i luoghi, i riti, le azioni e gli oggetti, in un percorso che si articolerà in 10 stanze caratterizzate dalla tradizione mitologica fino alla definizione della figura in epoca moderna. Ed ecco allora le antiche stampe della collezione Invernizzi, che mette insieme i maggiori incisori ed artisti degli ultimi due secoli, come Goya della Croix, con straordinari illustratori anonimi, dimenticati, prendendo scene di malefici, torture, saba osceni, crudi episodi di stregoneria, ma anche scene luminose di streghe buone, zingare che guariscono i bambini dalle malattie e simboli magici nascosti in quadri pastorali. Ma ci sono anche manifesti cinematografici, amuleti, feticci ed altri strumenti rituali provenienti dallo sperduto Museum of Witchcraft. La mostra, che sarà possibile visitare fino al 26 febbraio 2023, è veramente un tuffo nel mondo della magia e quello delle streghe, che vi consiglio assolutamente di venire a visitare. Tremate, tremate, le streghe sono tornate. Io come sempre vi saluto e ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Art of Change.